No, non ci sono parole, è una tragedia per l'intera comunità di Villorba. Mi sono sentito poco fa con la famiglia, con il fratello, il papà, e ho espresso loro il cordoglio e la massima vicinanza da parte mia e di tutta l'amministrazione, oltre anche alla disponibilità a dare loro un supporto in questo difficile momento della loro vita. Prima l'incredulità, poi il dolore e lo shock per una vita finita troppo presto. Marco De Vidi aveva 24 anni, il suo corpo è stato ritrovato senza vita sotto un cavalcavia a Maserada. Un gesto estremo, quello del giovane che ha deciso di farla finita impiccandosi. De Vidi è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato le forze dell'ordine. Probabilmente stava attraversando un periodo di difficoltà. Il 24enne lascia il papà Pietro, architetto a Villorba, la mamma Lionella, dirigente in comune a San Polo, e il fratello Matteo, giocatore di rugby con il Villorba. Per questo non si esclude che la squadra possa osservare un minuto di silenzio nella partita domenicale. Conosco personalmente i nonni e lo zio del ragazzo. Penso che oggi non ci sono parole, in questo momento solamente il dolore per aver perso un ragazzo così giovane. Tocca all'esperto scattare una fotografia inquietante, un vero e proprio allarme. È un fenomeno sociale, i numeri ci stanno dicendo che i casi di suicidio sono in crescita esponenziale, soprattutto tra i giovani. Sto venendo proprio ora da circa 12 ore di terapia da stamattina con 3-4 casi di adolescenti che hanno manie in qualche modo persecutorie anche di carattere suicidario. Quello che va fatto è parlare, cercare di avvicinarsi. In provincia di Treviso abbiamo il filo di Simo, la rete Malachia, cioè ci sono tanti strumenti che possono aiutare queste famiglie a evitare situazioni estreme. Poi c'è sempre una percentuale minima di incognita che non è gestibile, però attenzione ai segnali.